Scopriamo insieme i segreti del pilau tanzaniano. Iniziamo con una padella calda e le cipolle. Le facciamo diventare super dorate. Poi aggiungiamo i pomodori tagliati a pezzetti e mescoliamo tutto. Ora ci va il riso e diamo una bella mescolata. Un paio di cucchiai di sale, mescoliamo di nuovo. L'acqua bollente. Chiudiamo tutto per 10 minuti di relax. A proposito, avete indovinato cos'è? Non è un forno, ma è una brillante idea. Carbone caldo sopra e sotto. Oven, yeah. Se invece preferite il forno tradizionale, va benissimo anche quello. Lasciamo riposare per altri 10 minuti. Ora, concentriamoci sulla carne. Un trucco interessante. Togliamo tutto il grasso per renderla super magra. La facciamo bollire per 10-15 minuti. Boil first. E mentre cuoce, tritiamo le cipolle e il coriandolo. Quando la carne è pronta, scaldiamo una padella, ci mettiamo l'olio e le cipolle, poi la carne bollita e il coriandolo. Mescoliamo con energia. Quasi finito. Ora aggiungiamo il concentrato di pomodoro e un po' di masala per il pollo. Versiamo l'acqua calda e il gioco è fatto. Mentre la carne cuoceva, il nostro riso aspettava pazientemente. Diamo un'occhiata. Oh, sembra fantastico. Mescoliamolo bene e copriamo di nuovo. Torniamo alla carne. È tempo di un tocco cremoso, il latte di cocco. Lasciamolo sobbollire per altri 5 minuti. Ecco fatto! Oh no! Mentre cucinavamo, un simpatico cinghiale ha cercato di rubarci il riso. Ah, niente paura, abbiamo vinto e siamo pronti per gustare il nostro piatto. Oh, un cane. Meat? Yes, sure. On the rice or? Yeah, on the right. Che bontà! Cosa li usi poi?